Il 26 aprile del 1986, alle ore 1:23 di notte, presso la centrale nucleare Lenin, situata in Ucraina settentrionale, all'epoca parte dell'Unione Sovietica, a 3 chilometri dalla città di Pripyat e a 18 da quella di Chernobyl, 16 chilometri a sud del confine con la Bielorussia, c'è stato il più grave incidente nucleare mai verificatosi, classificato come catastrofico con un livello 7, il massimo della scala INES. Le cause non sono mai state chiarite completamente, ma ci sono stati diversi errori di procedura da parte del personale, sia tecnico sia dirigenziale. In seguito a questo incidente, una nuvola di materiale radioattivo fuoriuscì dal reattore e ricadde su vaste aree intorno alla centrale, contaminandole pesantemente. Nonostante il tempestivo e coraggioso intervento da parte dei vigili del fuoco, per molti giorni fu impossibile bloccare l'emissione radioattiva. I dirigenti sovietici inviati sul posto cercarono di sigillare il reattore esploso con misure di emergenza improvvisate, ma di fronte alle dimensioni del disastro furono costretti a organizzare l'evacuazione di circa 336.000 persone. Le nubi radioattive raggiunsero in pochi giorni anche l'Europa orientale, la Finlandia, la Scandinavia. Toccarono anche l'Italia, la Francia, la Germania, la Svizzera, l'Austria ed i Balcani, arrivando anche a toccare porzioni della costa orientale del Nord America. L'area maggiormente contaminata dal disastro di Chernobyl è ancora oggi suddivisa in due zone: la zona dei 30 chilometri e la zona dei 10 chilometri. La zona è amministrata da un ente governativo appositamente costituito e un'agenzia speciale che si occupa di tutto quello che concerne la vigilanza e la gestione dei permessi di accesso. I checkpoint del territorio sono sorvegliati giorno e notte da un reparto speciale della polizia. L'accesso non autorizzato è un reato penale. Chernobyl oggi è una piccola cittadina militarizzata, dedita per lo più alle operazioni di smaltimento delle scorie radioattive. Furono impiegati un numero impressionante di mezzi ed elicotteri e alla fine fu abbandonato tutto qui, all'interno della zona. Migliaia di veicoli contaminati giacciono ancora nei vari angoli. Una gran parte di essi è stata circoscritta in alcune aree. Queste aree si trovano in zone isolate, sorvegliate e circondate da filo spinato. Ancora oggi sono in corso le operazioni di smaltimento. Eppure Chernobyl appare anche come una cittadina tranquilla, semideserta, ma tutt'altro che abbandonata. I prati sono verdi e ben curati. Gli edifici, sì, sono quasi tutti disabitati, ma comunque vengono sorvegliati ancora dalla polizia. Nelle case è ancora tutto rimasto come un tempo. Ogni tanto si vede qualche militare in giro o qualche operaio della centrale nucleare. Alcune palazzine, infatti, ospitano ostelli per gli operai. Gli ostelli all'interno della zona di esclusione sembrerebbero all'apparenza ostelli comuni come tanti altri in ogni parte del mondo, se non fosse per un foglio attaccato in ogni stanza con la procedura in caso di allarme radiologico. Vietato mangiare e bere all'aria aperta, vietato fumare, vietato bere alcolici e fare uso di droghe. Vietato asportare oggetti, vietato poggiare qualsiasi oggetto personale sul suolo, pena la confisca.
Inoltre, una serie di obblighi legati all'abbigliamento. Nel viale davanti al reattore esploso c'è un continuo viavai di operai. La centrale di Chernobyl oggi è più viva che mai e brulica di gente ovunque. Sono gli operai della Novarca. Indossano delle tute grigie a maniche lunghe. Lavorano a due passi dal mostro che ancora oggi sbuffa radiazioni. Novarca è un consorzio formato da due grandi gruppi costruttori francesi, vincitori dell'appalto per la costruzione del nuovo confinamento sicuro. Sarebbe un enorme sarcofago, destinato a scivolare sul reattore esploso ed inglobare il vecchio sarcofago. Il vecchio sarcofago fu costruito eroicamente nei mesi successivi al disastro. Le radiazioni erano talmente elevate da rendere il lavoro un'impresa titanica. Ma alla fine una folta schiera di biorobot, operai che esercitavano turni di pochissimi secondi ciascuno, si riuscì a completare quest'opera che ancora oggi è l'unico schermo tra il cuore pulsante e radiante dell'inferno atomico ed immondo. Qualsiasi tentativo di utilizzare robot e macchinari fu vano. Le radiazioni erano talmente forti da mandarli in tilt. Mancarono quindi le rifiniture e la possibilità di fare manutenzione. Per questo il sarcofago è pieno di crepe e fessure. Tant'è che si stima che ci sia una superficie esposta di circa 100 metri quadrati. Inoltre, si verificano continuamente infiltrazioni di acqua piovana e di condensa che portano alla creazione di un pericolosissimo brodo radioattivo che rischia di permeare in falda. Ed è proprio per questo che è stato costruito questo nuovo sarcofago, che ingloberà il vecchio, ormai giunto alla fine del suo tempo. In questi anni ha schermato il 95% della radioattività. In sua assenza sarebbe stata immessa nell'atmosfera. Ma ormai è una struttura pericolante, una vera e propria bomba ad orologeria, che potrebbe collassare da un momento all'altro. Le conseguenze sarebbero catastrofiche. Il nuovo sarcofago comunque ci proteggerà per i prossimi 100 anni. A quel punto il problema si ripresenterà e continuerà ad essere così per qualche migliaio di anni ancora.